Buongiorno, la prima cosa che si fa la mattina a dicembre è naturalmente accendere l'albero. Ta-ta-ra! E voilà! Che meraviglia! Adoro l'atmosfera natalizia. E step numero due nelle mattinate di dicembre, dopo aver acceso l'albero, accendo anche una candelina natalizia. Questa è la Christmas Eve di Yankee Candle, che davvero, come candele di Natale, questa è proprio una delle mie preferite di sempre. Una che mi piaceva anche tantissimo era la Candy Cane, che purtroppo non riesco più a trovare, ma quella, anche quella era buonissima. E Bubu Chiacchierone? Bubu Chiacchierone? Buongiorno Bubu Chiacchierone. Cosa c'è? Amore mio, io quanto ti chiacchierone tu? Tanto. Questo è il tempo oggi, doveva esserci il sole, ma è appena piovuto, ma il tempo in Olanda, specialmente in inverno, è pazzerello, quindi cambia ogni 5 secondi. Fuori fa parecchio freddo però e dovrebbe nevicare addirittura la prossima settimana. Colazioncina di oggi mangerò lo yogurt vegetale, che è questo della Alpro, bianco, normale. Ci aggiungerò le fragole, che ho già lavato, ma devo ovviamente togliere il cosino verde, e poi metterò anche un po' di avena nello yogurt e per finire qualche scaglia di cocco e un po' di semi di chia. Colazione pronta, ecco qua la mia bowl di yogurt. Notare il tovagliolo fantastico di San Nicolò, se siete di Trieste, so che lo chiamate in tantissimi modi diversi, ma noi a Trieste lo chiamiamo San Nicolò e qui si chiama Sinterklaas. E naturalmente non può mai mancare il mio Starbucks, che stavolta ho ordinato da Uber Eats perché li ho finiti. E buon appetito! Postazione skincare e make-up, nel frattempo finisco il mio Starbucks. Oggi primo giorno post Botox e tutta questa parte è super gonfia, non so se si vede in videocamera, ma io specialmente quando sorrido me ne rendo conto, quindi deve passarmi il gonfiore e deve soprattutto fare ancora effetto. Quindi, però, sì, se mi vedete gonfia, sappiate che è per questo, se non avete visto il vlog di ieri. E anche oggi nuovo vlog, me li chiedete sempre, quindi spero che siate contenti. 2 giorni di fila, vlog. Ma iniziamo con la skincare, ragazzi. L'unica cosa che ho fatto in doccia, ho lavato il viso con The Bubble Double di Yepoda, il detergente schiumoso, super delicato. Lo conoscete perché lo sto utilizzando ormai da più di un anno. Contiene acido salicilico che ha un potere esfoliante, quindi mi aiuta con punti neri, pori dilatati e in più ha un effetto illuminante sulla pelle. Passiamo al siero, questo è The Repair Hero di Yepoda. Questo come principio attivo ha la niacinamide che, come sapete, aiuta a rimuovere macchie e discromie sulla pelle. Poi idratante, utilizzo la The Make My Day Cream, sempre di Yepoda, nuovo flacone perché ne ho già finito un altro. Questa è la crema che applico sempre la mattina, mentre la sera di Yepoda preferisco la maschera, quella viola. Poi ultimo step, questo è un prodotto che adoro, infatti ne ho ancora pochissimo. Questa è la The Mist Have, è uno spray idratante, ragazzi. Io non so come sia possibile, ma in estate ho la pelle mista, grassa, sempre lucida. Devo combattere contro il sebo cercando di opacizzarla in tutti i modi. Poi arriva l'inverno, la mia pelle cambia, diventa secca. Io a fine giornata sento la pelle che mi tira e questo è un salvavita perché è uno spray idratante. Quindi anche quando sono truccata, sia prima che poi durante la giornata, posso spruzzarlo per idratare istantaneamente la pelle e quella sensazione di pelle secca che tira, non so come spiegarla, sparisce. Quando ho una borsetta abbastanza grande, me la porto anche dietro e bastano 2 spruzzate. 3. E voilà, skincare fatta. Applicheremo ancora un prodottino Yepoda, però dopo aver fatto la base trucco. Vi lascerò qui il codice sconto che mi ha dato il brand per voi: è del 35% dello sconto di Natale. Si applica su tutto, senza spesa minima, su qualsiasi prodotto del sito. E vi lascerò anche il link al sito giù nel box informazioni. Penso che i prodotti Yepoda siano un ottimo regalo natalizio, magari regalare una skincare completa che è sempre super utile, ma onestamente non so da fare agli altri. Anche
un regalo da fare a noi stessi, perché no? Ma passiamo al trucco. Applico il primer di Fenty Beauty, questo è il Pro Filter Instant Retouch Primer. Sapete che amo questo primer, specialmente quando la pelle che tende ad essere appunto un pochino più secca. E poi, come fondotinta, il Forever di Dior. Amo questo fondotinta, l'ho appena riacquistato da Sephora. Se avete visto il video haul lo sapete. Comunque ragazzi, non so se è già uscita o deve ancora uscire su Netflix, ma so che oggi esce la nuova serie, docu-serie di Harry e Meghan. Ragazzi, io sono super 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 curiosa, anche perché questa docu-serie è effettivamente stata approvata, fatta da loro, quindi voglio proprio vedere che cosa ci racconteranno in questo documentario, perché stanno uscendo un sacco di retroscena interessanti riguardo la famiglia reale e quindi sono molto molto curiosa onestamente di vedere che cosa avranno da dire dopo l'interview, cioè dopo l'intervista che gli è stata fatta da Oprah. E già lì veramente hanno spillato tantissimo tea. Mi raccomando, non spoilerate niente nei commenti se qualcuno ancora non l'ha visto. Ma sì, voglio proprio vedere di che cosa parleranno, perché sicuramente aggiungeranno altri dettagli rispetto a, appunto, all'intervista che avevano fatto con Oprah, che ormai è, cioè, risale un bel po' di tempo fa. E io ho seguito un paio di puntate del podcast di Meghan, ma non era troppo interessante, quindi spero che questa docuserie lo sia. Ma da quanto ho visto dai vari trailer, in realtà, perché ne sono usciti diversi, mi sembra molto molto tea spilling, quindi vedremo, penso che ne varrà la pena guardarlo. In realtà vedo tantissima gente che se la prende con Meghan, e a me, cioè, io personalmente sono dell'idea che non li conosciamo, quindi non possiamo sapere. C'è un sacco di gente che le dà della narcisista, ma in realtà non ci sono basi per dire questo, cioè potrebbe essere così come potrebbe non essere. Non penso che ne sappiamo abbastanza per poter giudicare, né tantomeno per fare diagnosi, onestamente. Cioè, per quanto ne sappiamo, potrebbero essere entrambi narcisisti, potrebbe esserlo lui, potrebbe esserlo lei, non lo sappiamo. In realtà però mi dispiace, in linea generale mi dispiace vedere questo accanimento nei suoi confronti, perché non è mai bello vedere tanto tanto odio, tanta tanta rabbia sputati su una persona che poi ci è completamente sconosciuta, perché ovviamente il tutto ci tocca fino ad un certo punto, può essere entertainment per noi, ma non capisco chi se la prende e si accanisce veramente. Cioè, io ogni tanto su internet, appunto, quando vedo qualche video su TikTok o su Instagram o su YouTube, appunto, di Meghan e Harry, cioè l'accanimento che si vede nei commenti fa quasi paura, perché la gente, cioè, non sta bene. Non puoi essere così arrabbiato con una persona che, cioè, tu in fondo non conosci. E molto spesso si tratta di persone che non vivono nemmeno nel Regno Unito, quindi, cioè, nemmeno il fatto della monarchia li tocca per niente. Quindi, ecco, mi sembra tutto un po' troppo esagerato. Però è vero che anch'io sono molto molto curiosa di sentire che cosa diranno, e proprio tutta la questione in sé legata a Harry e Meghan mi stuzzica molta curiosità, però sicuramente non mi metterei mai lì a lasciare commenti offensivi o giudicanti verso una persona, una celebrità o no, non cambia, che non conosco. Packaging Dior sempre bellissimo, c'è quasi un effetto pelle sulla parte superiore. Ed è una cipria super super super, sta già svolazzando ovunque, super 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 sottile. Altro caso che sto seguendo, ragazzi, non so se ne avete sentito parlare, sapete che a me piace molto il true crime, e sto seguendo un sacco quello che è successo in Idaho, in una città che si chiama Moscow, che da quanto ho capito è una piccola città dove di solito tutto è molto molto tranquillo. È successo che in questa casa di studenti c'erano 6 studenti che dormivano in quella casa in quel momento, in 3 camere da letto diverse, e 2 sono sopravvissuti, ma 4 sono stati trovati accoltellati la mattina dopo. E quando le altre due studentesse presenti nella casa non hanno sentito assolutamente nulla. Ci sono un sacco di speculazioni online, tutti stanno cercando di, con i filmati che ci sono, registrazioni
situazione di capire effettivamente chi sia stato, perché appunto la polizia per il momento non ha sospettati, ma è effettivamente assurdo il fatto che una persona possa entrare in una casa senza che nessuno la veda, senza che nessuno la senta, accoltellare a morte quattro persone per poi sparire nel nulla. E quindi ha sconvolto tantissimo questa cosa tutta la cittadina, ma anche tutti gli Stati Uniti ne stanno parlando ovunque, e sto seguendo giorno per giorno i vari aggiornamenti su questo caso. È molto molto interessante, secondo me ne parleranno, se già non ne parlano, anche in Italia. Altro prodotto Yepoda che vado ad utilizzare è il The Multi Balm. Questo è in colorazione highlighter champagne shower, appunto, come potete vedere è uno stick illuminante color champagne. Vado ad applicarlo come illuminante appunto sotto il sopracciglio, un pochino sopra il labbro superiore e poi come sempre un pochino anche sul naso. Sopracciglia applico la Gimme Brow Volumizing Pencil di Benefit. Questa è in colorazione 3. Bronzer e blush entrambi di Benefit, la Hoola come bronzer ed il blush Willa, che come sapete adoro. Mascara applichiamo lo Sky High di Maybelline, lo conoscete tutti, adoro questo mascara e ho rifatto scorta, ne ho presi altri 3. Come qualità prezzo penso davvero che questo mascara sia imbattibile, se lo avete utilizzato fatemi sapere, per me come mascara low cost è eccezionale. Ultimo step, rossetto, applico il Please Me di MAC, che a breve dovrò ricomprare perché questo che vedete è tutto quello che mi rimane. Trucco completato ragazzi, guardate che meraviglia è questo mascara, io lo adoro, è favoloso, favoloso, e mi piace un sacco anche il colore di questo rossetto. È matte, quindi diventa completamente opaco sulle labbra, ma ci metto sempre sotto il burro cacao, altrimenti è troppo troppo secco. Che tra l'altro è un colore che ho riscoperto, lo utilizzavo tempo fa e poi l'ho completamente abbandonato. E adesso l'ho riscoperto e non lo abbandono più. Adesso ho una call di lavoro, quindi vado davanti al computer e ci rivediamo tra un po'. Chiamata di lavoro finita, ho messo il cappotto perché adesso devo uscire. Vi faccio vedere l'outfit. Ho questo cappotto nero in lana, tiene caldissimo, che è di Max Mara. Poi questo maglioncino azzurro che ho preso su ASOS. I leggings sono Spanx, li adoro, e gli stivali sono Stuart Weitzman, quelli sopra il ginocchio però bassi, quindi super comodi. La borsetta di oggi invece è questa minuscola di Jacquemus, che è veramente la borsetta più piccola che ho, ma a parte le chiavi ed il bancomat praticamente non mi serve niente. Amsterdam è sempre bellissima, anche se sta letteralmente diluviando. Nell'ingresso di casa stanno allestendo l'albero di Natale. Che bello che è. Tornata a casa ragazzi, mi sono beccata il diluvio, quindi non ho potuto neanche filmare nulla con la videocamera, perché altrimenti si bagnava tantissimo. Devo dire che i capelli hanno resistito anche abbastanza bene a tutta l'acqua che si sono presi. In questo video ragazzi volevo raccontarvi in realtà una cosa che mi è successa più e più volte. Ve l'avevo menzionata anche su Instagram qualche tempo fa. Ci sono stati più episodi, ma l'ultimo che è successo è stato il più grave, quello che mi ha spaventato di più, perché sono stata aggredita, ho dovuto chiamare la polizia. E non sapevo se parlarvene o no, è passato qualche giorno perché ero molto scossa da questo fatto, quindi non me la sentivo di parlarne perché appunto lo sapete, quando mi succede qualcosa ci metto sempre qualche giorno, a volte anche un po' di tempo in più per elaborare e per riuscire a parlarne, perché è stata una cosa che mi ha spaventato molto. Siccome condivido con voi la mia vita, la mia quotidianità, lo sapete, voglio sempre condividere cose allegre e felici con voi, perché so che quando andate su YouTube a guardare un mio video volete passare del tempo in tranquillità, non volete vedere o sentire cose brutte o negative, volete passare un po' di tempo in allegria. Quindi mi scuso con voi se questo argomento non è un argomento allegro e sicuramente non vi renderà felici, ma siccome appunto condivido comunque la mia vita, positiva o negativa che sia, quello che mi succede, che siano fatti allegri oppure no, io con voi li condivido, e questo è purtroppo una cosa che mi è successa più volte e ci tenevo a raccontarvi. Sostanzialmente mi capita purtroppo molto molto spesso di subire catcalling e molestie per la strada. Ci sono stati tanti episodi di cui io non vi ho mai parlato,
e ve li riassumo un po' in questo video. Non è solo catcalling, ma sono anche molestie, e l'ultima volta appunto sono stata letteralmente aggredita e minacciata da questa persona, e ho dovuto chiamare la polizia e non so neanche io come ho fatto a reagire, perché di solito mi blocco dalla paura. Sarà che purtroppo sono sempre stata abituata, anche in Italia mi succedeva sempre, al catcalling. A Trieste devo dire un po' meno, e quando mi capitava non mi sentivo comunque minacciata dalle persone che facevano catcalling, seppure rimane una cosa che io non gradisco assolutamente, e non concepisco neanche gli uomini che lo fanno, perché cioè cosa pensi, che io all'improvviso cioè mi innamori di te perché mi gridi dietro? Cioè, semmai il contrario. Sono ben cosciente che queste cose succedono anche a Milano, succedono anche, non lo so, a Barcellona, succedono un po' in tutte le grandi capitali, succede a Parigi, succede a Londra, quindi non voglio assolutamente dare la colpa all'Olanda, perché appunto sapete è un paese che io amo e mi sento un po' olandese dopo tutti questi anni, perché sono in totale, se facciamo proprio il calcolo tutto assieme, io ho vissuto qua 8 anni già, quindi sono tanti, quindi io mi sento a casa qua. Però questo è appunto un po' un problema per me, e le cose che sono successe, a parte il catcalling dei tizi che mi gridano dietro per la strada, a volte in olandese, a volte in inglese, a volte capisco quello che dicono, a volte capisco solo metà, quindi sono cose molto volgari, ma appunto già questo è sbagliato, ma le molestie vere e proprie è già uno step successivo che ti fa ancora più paura. Questo è successo la scorsa estate, stavo andando da un'amica che era via in vacanza e stavo andando a prendermi cura dei suoi coniglietti. Tornando, quindi ora di pranzo, tipo, quindi sole, caldo, un sacco di gente in giro, quindi luce. E camminavo, tornando verso casa mia, sono 10 minuti a piedi da casa sua, camminavo, ad un certo punto mi rendo conto che sulla mia sinistra, dalla parte della strada, c'era un motorino che praticamente mi stava camminando, cioè stava andando pianissimo, e dietro di me che camminavo, quindi praticamente mi stava inseguendo. Ad un certo punto faccio finta di niente, perché dico, cioè non mi giro, dico ok, magari è qualcuno che si sta fermando per i fatti suoi. Vedo invece, dopo un po' che continuo a camminare, che questa persona effettivamente mi stava seguendo. Mi giro e questo tizio mi guarda, non so spiegare quello sguardo, ma chi di voi ha subito queste cose ce l'ha presente, ne sono sicura. È uno sguardo del tipo ti guardo come se fossi un pezzo di carne. Io non so argomentarla questa cosa, ma penso che abbiate capito. Se vi è capitato, avete capito sicuramente. E siccome dopo che ho subito queste cose per tutta la vita praticamente, faccio fatica a stare zitta, mi sono resa conto, perché sono veramente, veramente stufa. E a volte vorrei essere un uomo di 2 metri, vi giuro, per poter reagire senza aver paura. E quando questa persona mi inseguiva, io mi sono girata e appunto l'ho guardato come per dire che cosa vuoi, e lui chiede a me che cosa vuoi, e a quel punto, cioè nel senso, mi stai seguendo da un po', con il motorino stai andando a 7 km orari per stare dietro a me che sto andando a piedi, quindi gli ho risposto, ma che cosa vuoi tu, mi stai seguendo? Forse ero un po' più tranquilla per il fatto che fosse pieno giorno e che comunque ci fossero persone attorno. Questa persona inizia a gridarmi, e io purtroppo qui non ho capito tutto quello che mi stava dicendo perché era in olandese. Fatto sta che praticamente continuava a seguirmi e non mi mollava. L'unica arma che ho in questi momenti è alzare la voce, con la speranza che altre persone sentano, si girino o vengano a vedere. E quindi in quel momento ho iniziato ad alzare la voce, gli ho detto vattene via, lasciami in pace, vattene via, chiamo la polizia, vattene via. Finalmente se n'è andato, però senza alcuna fretta, proprio per farmi capire io di te non ho paura, non me ne frega niente. A quel punto mi sono fermata come per dire vattene via, cioè vai via, e questo ve lo giuro andava avanti con il motorino guardando indietro verso di me, cioè, e mi ha fissata fino a quando ha potuto per intimorirmi il più possibile. E anche lì ti rimane dietro questa cosa che dici, ma cioè, non è giusto, non è giusto. Che poi volete chiedermi come ero vestita? Avevo la tuta,
Vabbè che non è giusto neanche parlare di come siamo vestite in questi casi, perché la ritengo una cosa sbagliatissima, ma proprio per farvi capire, ero in tuta, cioè vestita praticamente da casa, sono uscita con le scarpe da ginnastica per andare dai coniglietti e tornare, quindi cioè ero in tuta. Ma la cosa più brutta che mi è capitata dopo questa, che è successa appunto l'estate scorsa, è capitata venerdì scorso. Ero con un'amica fuori, siamo andate prima a fare aperitivo, poi siamo andate a cena, abbiamo mangiato la fonduta buonissima, siamo andate poi nel locale accanto dopo cena per prenderci qualcosina da bere, poi sarà state mezzanotte e mezza, ce ne siamo andate. Siccome eravamo praticamente a neanche 10 minuti a piedi da casa mia, le ho detto: guarda, se vuoi, siccome non faceva particolarmente freddo, non pioveva, quindi 8 minuti di passeggiatina erano anche piacevoli, quindi le ho detto: guarda, se vuoi camminiamo fino a casa mia e poi entriamo nel portone e nel frattempo chiami un Uber, perché lei appunto doveva tornare a casa in Uber perché non sta nelle vicinanze di casa mia. E così abbiamo fatto. Quegli 8 minuti eravamo quasi arrivate sotto casa mia e noi camminavamo su e praticamente questa persona stava venendo in giù sulla bici e ci ferma dicendoci, inizia a importunarci, tipo: ma dove andate? Parlava in olandese, quindi non ho capito tutto, ma capisco il senso. Quindi stava dicendo: dove state andando voi due? Io faccio finta di niente, camminiamo, facciamo finta di niente. E lì io ho sbagliato, ma non riesco più a tapparmi la bocca in questi casi, perché ho una rabbia dentro che veramente, cioè proprio non le sopporto più queste cose. Dopo che ho cercato di far finta di niente camminando, mi sono girata e gli ho detto: ma va a quel paese. Da lì, io vi giuro, non lo farò più, non lo farò mai più nella mia vita, perché questa persona gira la bici, inizia a seguirci gridando, minacciando di tutto. Non vi posso neanche dire le minacce che mi sono sentita dire, perché altrimenti probabilmente verrei bannata da YouTube, per farvi capire, ma ci siamo spaventate molto. La mia amica, ad un certo punto, siccome questo continuava a seguirci e non ci lasciava in pace e non c'era tanta gente in giro purtroppo perché era mezzanotte e tre quarti, la mia amica si gira e inizia a dirgli: no, ma stava parlando con me, per cercare di calmarlo, perché questa persona era completamente fuori di testa. Ad un certo punto ho lasciato perdere, ho detto: boh, speriamo che lo convinca. Questo ha iniziato a dire: tu menti davanti a Dio. E io, cioè, in quel momento, vi giuro, non ci ho visto più. Mi sono girata, ho detto alla mia amica: guarda che non è giusto che dobbiamo scusarci noi quando questa persona ci sta importunando. Accecata dalla rabbia, mi sono girata e gliene ho dette di ogni. Da una parte sono forse fiera di me, dall'altra so che è una cosa estremamente pericolosa e non devo farlo mai più. Mi sono messa a dirgli: ma come ti permetti? Perché questo ci diceva: voi mentite davanti a Dio, perché tu stai dicendo che lo dicevi a lei, invece lei l'ha detto a me. Io faccio: scusa, ma tu importuni e minacci e molesti le ragazze per strada davanti a Dio, e secondo te, cioè secondo te questo va bene? Questo è normale? Ovviamente questo non è servito a nulla, perché questo pazzo ha iniziato a gridare e a minacciarmi ancora di più, stavolta soltanto a me. Non so come io continuavo a dirgli: non voglio parlare con te, non vogliamo parlare con te, smettila di importunarci, smettila di importunare le donne. Cioè io pensavo nella mia stupida mente di quel momento di poter io cambiare il comportamento e dargli una lezione, cosa che ovviamente in queste persone non succederà mai, e ho iniziato a dirgli: tu ci stai molestando, prendi e vattene. Cioè gli dicevo: vattene via, facendogli così con la mano: non vogliamo parlare con te, vattene via, go away, vattene via. Fino a quando questa persona ovviamente non se ne stava andando, anzi la situazione stava diventando pericolosa. Per fortuna in quel momento è passata una macchina e una bici, quindi un po' mi sono tipo non tranquillizzata, però lui si è un po', insomma, diciamo, non si è avvicinato troppo perché ha visto che comunque non eravamo sole. A quel punto gli ho detto: senti, o te ne vai o chiamo la polizia. Questo inizia a dirmi: chiama la polizia, non me ne frega niente, ancora minacciando cose che non vi posso neanche menzionare. Fino a quando ho preso il cellulare, ho detto: adesso chiamo la polizia. Quando ho preso il cellulare si è girato e se n'è andato, quindi per fortuna, perché non so che cosa sarebbe successo se noi avessimo veramente dovuto aspettare la polizia. Non so che cosa sarebbe successo. Poi mi sono sentita un'idiota, perché comunque come posso cercare di ragionare con personaggi del genere? Cioè,
non so neanche io, non ci ho visto più in quel momento, ho dovuto rispondergli perché, cioè, mi sentivo troppo come se mi stessero facendo l'ennesimo torto quando io non stavo facendo niente se non camminare per la strada pensando ai fatti miei con una mia amica. Quindi mi sono veramente, cioè, non ci ho visto più e, ripeto, ho sbagliato, non fatelo. Perché purtroppo queste persone sono pericolose e tendono a diventare ancora più aggressive, quindi la cosa migliore è sempre ignorare, ma è quello che ho fatto per tutta la mia vita e soprattutto negli ultimi 3 anni che sono qui. Ho ignorato, ignorato, ingoiato e non ce la faccio più, veramente. Al che appunto questa persona se n'è andata, poi è arrivato subito Uber, la mia amica è tornata a casa e io ho chiamato la polizia raccontando tutto quanto. Erano passati pochi minuti, hanno mandato una volante, mi hanno chiesto la descrizione di questa persona, hanno mandato una volante, poi non so se l'hanno preso oppure no, spero di sì, gli ho detto esattamente dov'era, la direzione in cui andava, come era vestito, tutto quanto, il colore della pelle, l'età, tutto. E appunto non so poi se l'hanno preso oppure no, ma la poliziotta è stata molto gentile e mi ha detto che ogni volta, perché le ho detto questa cosa mi è successa talmente tante volte, io non vi ho mai chiamati, però c'è una linea non emergency, quindi la linea per in cui puoi chiamare la polizia ma non per le emergenze, quindi ho chiamato quella perché non voglio mai disturbare se non sono veramente emergenze, non so. E lei invece mi ha detto: guarda, chiamaci per favore ogni volta che ti succede una cosa del genere, anche se solo catcalling, chiamaci, se hai paura chiamaci. E quindi insomma adesso lo farò. E questa è stata un po' appunto la situazione, tant'è che io adesso, se non sono in compagnia, la sera quando c'è buio non esco proprio, e se devo uscire da sola faccio i calcoli in modo da tornare a casa prima che faccia buio, ovviamente se sono da sola, altrimenti sono abbastanza tranquilla, ma specialmente se sono in compagnia del genere maschile. Ma anche questa è una cosa molto triste, perché io devo sentirmi sicura di uscire anche da sola, non devo sentirmi sicura solo se sono in compagnia di un uomo, cioè è proprio sbagliato. Quindi sì, volevo semplicemente parlarvi di questo perché so che è un problema universale, mi è capitato anche negli Stati Uniti, mi è capitato anche in altri paesi, ho viaggiato tanto e mi è capitato ovunque, praticamente l'unico paese in cui non mi è capitato è il Giappone, per un qualche motivo. Ma sì, quindi sappiate che se capita anche a voi non siete sole, sappiate che succede a tutti. Io stessa ho difficoltà a parlare di queste cose perché appunto cerco di fare contenuti allegri, ma è inevitabile, purtroppo a volte devo rendervi partecipi anche delle cose meno felici che succedono, perché questa è la realtà. Non mi sembrerebbe giusto dipingere una vita perfetta sui social quando poi le cose brutte succedono a tutti, anche a me, anche a noi influencer, ed è così. Quindi sappiate che se vi capitano queste cose non sentitevi sole, perché purtroppo ci passiamo tutte. È giusto comunque parlare di queste cose, queste sono le cose che noi donne dobbiamo subire purtroppo quasi quotidianamente, e non voglio neanche immaginare quanto succeda alle ragazze giovani, perché purtroppo mi ricordo che mi succedeva anche da giovanissima. La prima volta che un uomo mi ha importunato sarà stato sulla 60, io avevo 12 anni, ero alle medie, 11 o 12, e poi è continuato e negli anni da teenager era una cosa costante. Io 15enne, il vecchietto 65-70enne che mi importunava alla fermata, dell'autobus, quindi purtroppo è giusto parlarne, è una cosa presente, noi donne abbiamo ancora paura purtroppo a volte a girare da sole, e questo non è normale, bisognerebbe farci qualcosa. Quindi penso che sia importante parlarne. Tutto qua, scusatemi per questa parentesi sicuramente non felice, ma avete capito il discorso, insomma io condivido tutto con voi, non solo le cose positive. E adesso ragazzi, ho visto che è uscito, vi metto a guardare il primo episodio, non so se c'è solo il primo o c'è tipo tutta la stagione, adesso lo scoprirò, ma inizio a guardare finalmente la docuserie di Harry e Meghan. Aggiornamento ragazzi, ho visto il primo episodio, adesso senza fare spoiler, perché appunto, a parte che ne devo vedere altri due, e penso che me li vedrò uno dopo l'altro stasera, perché ne hanno messi intanto 3 su Netflix, il totale della docuserie sono 6, però intanto ce ne sono 3, penso che me li vedo tutti oggi. È molto molto interessante secondo me, appunto senza fare spoiler, vedere il loro punto di vista, sentire le cose dal loro punto di vista, davvero estremamente interessante. Penso che sia un po' spettacolarizzato il tutto, nel senso che dovendoci fare su una serie, secondo me un
po' tutto tanto esagerato, però ovviamente io dall'esterno, questi sono solo i miei pensieri, che possono valere quello che valgono perché non li conosco personalmente, e penso che quando parliamo di personaggi famosi, lo so che è scontato, ma c'è sempre, cioè è sempre importante ricordarsi che appunto non li conosciamo, sono tutte speculazioni, e io da, tra virgolette, personaggio pubblico, anche se sicuramente non neanche lontanamente ai loro livelli, però ci tengo a mettere il focus su questa cosa, perché appunto vi garantisco che le persone, quando le vedi in videocamera, molto spesso sono l'esatto opposto, sia in negativo che in positivo, quindi appunto se non si conoscono personalmente non si può giudicare, non si può, però appunto secondo me è tutto un pochino esagerato. Anche se mi piace che finalmente si senta parlare loro, perché abbiamo sentito parlare tutti, ma il loro punto di vista manca, a parte appunto quell'intervista, però è in, non lo so, è interessante. Ho sentito però una cosa un po' strana, e ovviamente non è colpa di Harry e Meghan, ma di chi si è occupato della produzione, del montaggio e della pubblicità di questa docuserie, che alcune scene in cui si vedono paparazzi che corrono, che fanno foto, eccetera, sono scene effettivamente di paparazzi che rincorrono, fanno foto a personaggi famosi, però non a loro, non a Harry e Meghan, cioè hanno preso video e foto di altre scene di paparazzi che non c'entrano niente con loro, è messa in questo documentario. Quindi questa è un po' strana come cosa, però appunto sono, penso, scelte cinematografiche che non abbiano fatto direttamente loro. Però sì, un po' bizzarra come cosa, no? Comunque sì, adesso mi guardo assolutamente gli altri due episodi, ragazzi, e nel frattempo mi ordinerò una pizza perché non ho voglia di cucinare. Questo penso che sia tutto per oggi, mia family, perché appena finisco di vedere Harry e Meghan devo assolutamente mettermi al montaggio di questo video, così lo avete pronto su YouTube domani alle 17:30 puntuale. Io vi mando un bacio gigantesco, se vi è piaciuto il video mi raccomando lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella. Siete pronti per il nostro abbraccio finale che non può mai mancare? Venite qua che vi abbraccio forte forte forte, e io vi aspetto lunedì sempre puntuali 17:30 con un nuovo video. Ciao.